Io sono responsabile della pneumologia qui all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e parlerò delle nostre battaglie contro il fumo passivo, insomma una veloce, spero di riuscirci, carrellata di questi 20 anni di attività di ricerca e di clinica sul fumo passivo. Quindi dagli anni prima della legge Sirchia del 2005 ai giorni nostri. Dopodiché parto con un evento che proprio qui all'Istituto Nazionale dei Tumori avevamo organizzato nel 2002, il 28 ottobre. Mi sembra un'eternità. Allora parlare di fumo passivo ci accusavano di essere talebani, junk science, cioè scienza rottame, ma cosa vuoi che sia? E allora avevamo invitato allora una epidemiologa, una delle tante cose che mi ha insegnato l'Istituto Nazionale Tumori è l'importanza dell'epidemiologia, dei numeri, per scardinare le fake news, le notizie bufale, che vengono spesso messe ad arte, in giro per sconfessare certe realtà, come quelle sul fumo passivo. Un'epidemiologa dell'OIARC di Leone, Annissa Sco, è venuta a annunciare la pubblicazione di questa importantissima monografia, per cui il fumo passivo è stato dichiarato, allora erano 88, una delle 88 sostanze sicuramente cancerogene dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Come ha fatto l'OMS a dichiarare questa cosa? Si sono riuniti una serie di esperti per mesi, anzi forse per qualche anno, e hanno valutato tutti gli studi, sia sperimentali che quelli appunto epidemiologici, quindi su grandi numeri di popolazione, per evidenziare questo, poi alla fine, con una cosiddetta meta-analisi. Tutti gli studi pubblicati su riviste scientifiche peer reviewed, che in particolare a livello epidemiologico i coniugi dei fumatori, sia i mariti che le mogli, avevano da 20 a 30% il rischio di più di ammalarsi di cancro del polmone se i loro coniugi appunto erano fumatori. Ed era un rischio anche esponenziale, quindi che cresceva anche con i cosiddetti pachirs del coniuge fumatore, cioè tanto il fumatore era forte e per anni vicino a loro, più questo rischio aumentava e questo rischio valeva, come vedete, con percentuali comunque statisticamente significative, anche per gli esposti al fumo passivo 8 ore al giorno in ambiente lavorativo. 2 anni dopo, il mio gruppo di lavoro, il primo nome era il mio carissimo amico, oltre che collega Giovanni Invernizzi, che spesso citerò in questa relazione, abbiamo pubblicato sulla principale rivista epidemiologica italiana, Epidemiologia e Prevenzione, un articolo che si chiamava Fumo attivo e fumo passivo, due facce della stessa medaglia, dove avevamo pubblicato questa poi diventata famosa tabella, in cui confrontavamo le capacità irritanti, dannose, cancerogene, inquinanti del fumo attivo e passivo, per spiegare che fondamentalmente non cambiava nulla, anzi, qualitativamente il fumo passivo è anche peggio, perché le sostanze che concentrate in questa miscela aerosolica sono più concentrate, sono maggiori, essendo il fumo passivo freddo, più freddo del fumo attivo. In questa tabella, come vedete alla terz'ultima riga, ricordiamo che tutto questo pubblicato da studi, perché è una review questa nostra su epidemiologia e prevenzione, essere esposti 8 ore al giorno, come normalmente avveniva in ambiente lavorativo, qui siamo nel 2004, quindi non era ancora stata introdotta la legge Sirchia, essere esposti 8 ore al giorno corrispondeva circa a fumare 2-3 sigarette al giorno. In realtà, nel 1980, sull'importante rivista scientifica Science, un fisico americano, che vive a Pasadena adesso in California, che si chiama Jim Rapace, aveva pubblicato uno studio, che è questo che vedete, Indoor Air Pollution, Tobacco Smoke and Public Health,
aveva dimostrato per la prima volta che il fumo passivo è capace di inquinare addirittura più del traffico veicolare, perfino quello dei diesel. Jim Repace non è un medico, è un fisico. Allora lavorava all'EPA, all'Agenzia di Protezione Ambientale Americana, che si è un po', tra virgolette, risentita di questa pubblicazione, di questa scoperta di Jim. E quindi Jim, non ha accettato la censura dei suoi capi e si è licenziato. Quindi voi direte, chissà cos'è successo. Ricordiamoci che siamo nel 1980. Tu pubblichi su una delle riviste principali della medicina e della scienza uno studio che dimostra che il fumo passivo è addirittura peggio dell'inquinamento. Silenzio totale. Per decenni questa censura barra autocensura fatta al grande Jim Repace ha portato a un silenzio totale, a un rallentamento colpevole da parte della comunità scientifica sui potenziali danni da fumo passivo. L'unico lavoro che è stato pubblicato ben 18 anni dopo su una rivista non così importante come Science, una rivista più tecnica che medica, è stato fatto da colleghi che hanno tedeschi, mi pare, no, scusate, è una rivista europea, ma lo studio è stato condotto in North Carolina, in cui è stato dimostrato che 6 sigarette fumate in una stanza di 45 metri cubi emettevano, in termini di concentrazione di particolato respirabile, PM3, corrisponde al PM2,5, a 1706 microgrammi. Badate però cosa c'è scritto in basso, cioè che questo studio è stato fatto dalla Reynolds, cioè una multinazionale del tabacco. L'unico studio serio, fatto molto bene, devo dire, fatto evidentemente per proteggersi dalle cosiddette litigation, dalle class action dei fumatori che in America stavano già prendendo molto piede alla fine degli anni 90, è stato fatto da una multinazionale del tabacco. Quando noi abbiamo fatto, quindi stiamo tornando agli anni prima della legge Sirchia, i primi studi sulla capacità inquinante che ha una sigaretta con i nostri nuovi strumenti, perché ovviamente col tempo si erano evoluti, si erano velocizzati. Qui nel 2002 facevamo delle misurazioni ogni 2 minuti, quindi facevamo una media del particolato ogni 2 minuti. Adesso ormai abbiamo strumenti che lo fanno secondo per secondo. Abbiamo fatto su Epidemiologia e Prevenzione uno studio che ha dimostrato in quegli anni, quando per 5 giorni si superava di 50 microgrammi al metro cubo giornalieri a Milano l'inquinamento outdoor, veniva bloccato il traffico. Ecco, noi abbiamo in una stanza di 30 metri cubi, qui all'Istituto dei Tumori, abbiamo trovato più di 5.000 microgrammi accendendo una sola sigaretta. Quindi più di 100 volte i limiti di legge che bloccavano il traffico all'aperto a Milano. E ci è sembrato di fare una scoperta clamorosa, e lo è stata, ma in realtà l'aveva già scoperto Jim Repace 20 anni prima, e noi gli abbiamo chiesto scusa poi a Jim Repace, e siamo diventati anche molto amici, in particolare Ario Ruprecht lo è tuttora, si sente spesso, e lui ha detto: guardate, non c'è assolutamente problema, io so benissimo, meno male che avete raccolto la mia eredità, perché quello che ho fatto io 20 anni fa è passato sotto silenzio, poi per 20 anni. Ma noi nel frattempo siamo andati avanti, era un periodo veramente molto fertile, perché con questi nuovi strumenti di contatore al laser di particelle che erano nati e vengono tuttora venduti con altri scopi, non nell'inceneritori o per misurare impianti nucleari, ma non per misurare il fumo passivo. Abbiamo visto ad esempio che è pubblicato ogni volta su riviste recensite da PubMed, pubblicate su PubMed come Tobacco Control, in questo caso, che una sola sigaretta, 3 sigarette accese una dietro l'altra in un box, inquinavano da 10 a 15 volte in termini di PM10, di PM2,5, di PM1, quindi le cosiddette nanoparticelle anche, quelle submicrometriche che passano la barriera alveolo-capillare
e da lì vanno nel sangue, in tutto il corpo, inquinano addirittura più di un diesel tenuto acceso per mezz'ora nello stesso box. E questo è andato in prima pagina nell'agosto del 2004, quindi stiamo parlando di pochi mesi prima dell'introduzione della legge Sirchia del gennaio 2005, che Times ha detto: ah, però guardate questi italiani che cosa hanno fatto. Si sono chiusi in un box, hanno acceso tre sigarette una dietro l'altra, poi hanno acceso una macchina, un diesel, un eco diesel, e hanno verificato che le sigarette emettono più polveri sottili addirittura di un diesel. E questo è diventato pubblicità progresso. Questa è una slide che mi ha mandato un collega svizzero, di un autobus di Ginevra, che cita il nostro studio, e purtroppo questo in Italia non è mai passato come messaggio educational a livello di pubblicità progresso di Ministero della Salute, e mi chiederei magari perché, perché penso che potrebbe magari soprattutto verso i giovani avere un impatto maggiore rispetto al fumo uccide o se fumi sei un pollo che offende il fumatore e non dà nessun messaggio concreto invece su il gioco sporco da tutti i punti di vista che sta sotto il fenomeno del tabagismo. Questo, come vedete, è uno strumento dei nostri portatili, che noi allora ricordiamoci che parliamo dei primi anni 2000, quindi si fumava nei bar, nelle discoteche, nei ristoranti. Questo è il mio amico Ario Ruprecht, che sembrava un poliziotto della narcotici, e andavamo invece a contare le particelle da bravi dust buster, da cacciatori di polveri nei vari locali. Qualche volta ci trattavano bene, altre volte meno bene, però facevamo delle cose anche curiose, come ad esempio misurare il particolato. E ogni volta poi pubblicandolo, Tobacco Control 2004, sui treni. Questi sono gli Eurostar, e abbiamo misurato il PM2,5, quindi il particolato respirabile, come vedete nella carrozza fumatori, che era alla fine del treno allora, e anche nella carrozza limitrofa, dove essendoci le sliding doors c'era un continuo passaggio di polveri, in quanto i fumatori si alzavano dalla zona fumatori, poi dava fastidio anche a loro, andavano a fumare sull'atrio all'ingresso della carrozza, e poi rientravano. E quindi queste porte erano più il tempo che erano aperte che quelle che erano chiuse. Avevamo dimostrato che c'erano alte concentrazioni. E quindi anche qui ci sono state delle proteste, ci sono state delle pressioni, ma noi siamo andati avanti. In questo l'Istituto Nazionale dei Tumori gli sarò riconoscente per sempre per quanto ci ha difeso nelle nostre battaglie. E prima ancora della legge Sirchia, gli Eurostar poi hanno misurato le ferrovie, anche loro le cose, hanno visto che i nostri studi erano veri, e prima dei TGV, primi in Europa, primi nel mondo, hanno fatto il divieto antifumo sui treni, prima ancora che lo dicesse la legge Sirchia. Un'altra cosa l'abbiamo fatta con i pneumologi. L'anno dopo, nel 2005, vedo questo cartello nell'atrio del congresso europeo di pneumologia a Copenaghen, 15-20 mila delegati da tutto il mondo. C'è scritto: pneumologi, per favore non fumate, non è figo, non fa bene, non fatevi vedere, tra parentesi, magari intendendo andate a fumare da un'altra parte, ma non è bello. Noi allora abbiamo fatto la giornata del congressista, l'abbiamo pubblicata sull'European Respiratory Journal, abbiamo visto l'esposizione al particolato, il PM2,5, di un congressista per 24 ore in tangenziale, che poi tra l'altro in Danimarca è anche poco frequentata, anche dai camion, così, quindi c'era un'ottima aria, nei ristoranti dove, come vedete, c'era un'aria irrespirabile, e anche però al posto dove c'era l'aria meno buona, secondo l'Air Quality Index dell'EPA americano, era nell'atrio fuori dal centro congressi, dove i fumatori pneumologi andavano a fumare, perché lì era comunque consentito. Sta di fatto che, pubblicando quel lavoro che vi ho fatto vedere sull'European Respiratory Journal, quindi la rivista del congresso, dall'anno dopo e tuttora è così,
l'amico Verga, pneumologo, che è stato diverse volte con me ai congressi dell'ERS, lo può confermare, che parlerà dopo di me. È così, cioè per colpa o per merito, secondo dei punti di vista degli italiani, degli pneumologi dell'Istituto dei Tumori, non si fuma più neanche nelle terrazze, nei cosiddetti patios, fuori dall'ingresso dei congressi di medicina. Questa è una pubblicità che può far sorridere, dispiace se fumo in porta se muoio, però ricordiamoci che questa qui è un'asmatica, abbiamo sentito parlare di asma. Per quanto riguarda Proust, questa potrebbe essere un'asmatica, potrebbe essere una donna in gravidanza. Quindi si può morire di fumo passivo solo per il tumore o anche per altro? Questo lavoro l'abbiamo pubblicato, questa lettera sull'European Respiratory Journal nel 2008, è una sintesi di un caso molto spinoso, che è stato il primo caso al mondo che si è svolto a Milano di morte dovuta anche al fumo passivo, cioè dove il fumo passivo è stato riconosciuto in ambiente lavorativo, in una banca, nella Banca Paribas di Milano, come concausa di un decesso per crisi asmatica mortale. Io sono stato perito insieme a Giovanni Vernizzi e a Dario Rupprecht, Antonella Lazzaro e Leonardo Fabbri, della famiglia in particolare, quindi del vedovo e del ragazzino, e quello che è stato richiesto è stato poi finalmente riconosciuto in Cassazione con un patteggiamento, e non diciamo il dolo, ma il fatto che il fumo passivo sia stata una concausa, in quanto stiamo parlando di una giovane donna asmatica, e in quel momento, quando ha avuto la crisi asmatica mortale, alla reception della banca stavano fumando 11 persone nella sosta dopo pausa. E questo è stato il primo caso al mondo che ha portato poi anche una letteratura anche giuridica, per cui il fumo passivo è da allora diciamo stato riconosciuto poter essere causa anche di un decesso. 15 anni dopo, adesso come siamo? Siamo tranquilli? Siamo rilassati? No, direi di no, perché le cose vanno rinforzate, vanno ricordate e possibilmente anche implementate in termini di sensibilizzazione e anche di normative. In particolare abbiamo cercato di lavorare in questi anni sugli operatori sanitari, della sicurezza, della ristorazione e del turismo. Ad esempio, abbiamo fatto uno studio insieme a un'importante industria che è Marcegaglia, nella loro sede di Ravenna, con un anti-smoking policy, dove per cercare di farla accettare e anche, perché no, gradire dai loro dipendenti, dai loro operai, a cui è stato chiesto di non fumare più neanche sotto i capannoni, abbiamo dimostrato che le sigarette mettevano più particolato, PM2,5, particolato respirabile, addirittura di un diesel, di un tir diesel che portava l'acciaio sotto questi capannoni, portandoli dal porto, dalle navi. Più recentemente abbiamo collaborato molto volentieri con località balneari, in primis Bibione, col sindaco Pasqualino Codognotto in questi anni, e portando gradatamente a una introduzione di un divieto antifumo nelle spiagge, fino ad arrivare, poi questo è l'articolo del The Guardian, fino a un divieto totale introdotto dal 2019. Questa è una cartina di alcuni mesi fa, quindi è in via via sempre di aggiornamento. Questa è stata un'estate particolare, naturalmente in termini di distanziamento per il Covid-19, però queste sono già le località che dal 2019-2020 hanno introdotto le cosiddette spiagge smoke free, come vedete, lungo tutto lo stivale, il litorale dello stivale italiano. Un altro studio che in cui brevemente ha fatto veramente molto storia, diciamo così, del nostro gruppo è sul fumo passivo in città. Voi sapete che a Milano dovrebbe, a fine anno, se le promesse verranno mantenute, essere introdotto il divieto di fumo almeno alle fermate dei mezzi pubblici
sotto quindi le tettoie, in attesa del tram e degli autobus. Ecco, noi avevamo fatto questo studio pubblicato sull'European Respiratory Journal nel 2016 nella Movida milanese, cioè abbiamo confrontato queste due vie, cioè Fiori Chiari, che è una via pedonale dove ci sono i tavolini fuori all'aperto in estate, i fumatori che camminano, che sono seduti ai tavoli, ci sono le fattucchiere, e leggono la mano e le carte, e invece di fianco la strada Pontaccio, che è molto trafficata, Piazza San Marco con le macchine. Abbiamo misurato il numero di contato, il numero di macchine e il numero anche di fumatori dalle 18 alle 20. Abbiamo contato circa 150 fumatori all'ora e 1000 autoveicoli all'ora nella via limitrofa, e abbiamo dimostrato che verso tarda sera, dopo le 10 di sera, c'era un'inversione dell'inquinamento, cioè c'era più inquinamento a causa dei fumatori nella via pedonale rispetto alla via trafficata. Questo è importante perché uno pensa che magari, non so, una persona asmatica o un cardiopatico o anche una donna in gravidanza pensa magari di camminare nella via pedonale e di non stare nel traffico, come è giusto, è meglio che non ci stia nel traffico, però è esposto a concentrazioni di sostanze irritanti e anche, ahimè, l'abbiamo detto finora, cancerogene, anche e di più addirittura in presenza di elevate concentrazioni di fumatori, soprattutto in vicoli, i cosiddetti canyons urbani. Un'altra nostra scoperta del 2007, quindi più di 10 anni fa, è stata la capacità che ha il fumatore di inquinare dopo che è uscito a fumare la sigaretta e l'ha spenta. Noi avevamo, in particolare, questa idea me l'aveva fatta venire un mio paziente asmatico, tassista, che riferiva che quando entrava il fumatore, dopo aver spento la sigaretta, avendo dato l'ultima boccata prima di entrare nel suo taxi, sentiva che gli mancava il fiato e sentiva non solo l'odore della nicotina, ma sentiva chiudersi anche i suoi polmoni. E allora noi poi in laboratorio abbiamo verificato che il cosiddetto washout, cioè la capacità di pulizia, di ripulirsi dei nostri polmoni, è di circa 3 minuti. Quindi per 3 minuti, come dice l'editoriale dell'importante rivista scientifica che ha pubblicato la nostra ricerca, fumatore, hai fatto 30, fai 31, cioè se esci fuori sul balcone per non irritare il tuo familiare, il bambino, la moglie magari in gravidanza, il nonno, oppure esci fuori dal ristorante o dal bar per non inquinare, il bar e il ristorante, stai fuori ancora almeno 3 minuti, perché altrimenti esali ancora per 180 secondi particelle fini e ultrafini che alla fine rischiano di portare il bar, il ristorante o peggio ancora la camera da letto ad avere più o meno le stesse concentrazioni di particolato che c'erano prima quando ci si fumava. Concludo con gli ultimi anni. Gli ultimi anni la nostra attenzione sul fumo passivo si è orientata un po' anche sulle sigarette elettroniche di vecchia e di nuova generazione. Prima ancora che sull'efficacia nella smoking cessation, che è tutt'altro che già dimostrata, anzi direi che nella maggior parte dei casi non è ancora, comunque sono state introdotte nelle linee guida per la cessazione del fumo, perché ci sono, come dirà poi sicuramente il dottor Verga, dei metodi di provata efficacia che hanno ottenuto percentuali superiori, se sulla, solo sulla loro presunta o meno innocuità o sul rischio ridotto. Ecco, vi faccio vedere questa tabella che sintetizza un po' i nostri studi di questi ultimi anni, in cui Ario Rupert, sottoscritto, e i nostri colleghi hanno dimostrato che in termini di polveri fini e ultrafini, le sigarette tradizionali sono sicuramente al primo posto, mentre quelle con i liquidi senza o con nicotina liberano poche particelle, sia fini che ultrafini, e invece quelle col cosiddetto tabacco riscaldato, devono essere poste più o meno a metà strada.
In termini di black carbon, quindi della capacità ossidativa, presenza però anche di idrocarburi policiclici aromatici, è un indice black carbon, non ce n'è praticamente nelle sigarette elettroniche con i liquidi, mentre ce n'è quantità significative in quelle col tabacco riscaldato e altissime naturalmente quella con la combustione. Le sigarette elettroniche con i liquidi però contengono molti, liberano molti metalli pesanti, in particolare nickel, 4 volte più addirittura della sigaretta tradizionale, mentre quelle col tabacco riscaldato liberano meno metalli pesanti, tranne lo stagno, che è comunque irritante per le mucose della bocca e degli occhi, che è presente in concentrazioni molto elevate, ma soprattutto segnalo le aldeidi. Abbiamo dimostrato che aldeidi, come la acroleina, aldeide, la formaldeide, che è cancerogena per lo IARC, sono presenti in quantità significative sia nelle sigarette elettroniche coi liquidi che peggio ancora in quelle col tabacco riscaldato. E se poi ricordiamo che nel codice europeo contro il cancro al primo posto c'è non fumate ma anche non usate alcun tipo di tabacco, ci sembra veramente assurdo, per non dire vergognoso, che ne venga consentito ancora l'uso dopo anni e anni dalla loro introduzione nei luoghi pubblici. E quindi concludo con queste 5 richieste che abbiamo fatto io insieme a altri miei amici ed esperti del settore come il dottor Gallus, il professor Garattini, il dottor Gorini, il dottor Tinghino e il dottor Zagà, al Parlamento europeo alla fine del 2018, ahimè finora inascoltate, cioè delle cose di provata efficacia per combattere questa vera e propria epidemia, che è quella del tabagismo. Un aumento del prezzo del sigaretto, un aumento serio, concreto, di almeno 1 euro, meglio se magari già indirizzato tramite le cosiddette tasse di scopo al sostegno della ricerca e dell'aiuto ai danni del fumo, un aumento degli spazi liberi dal fumo, quindi divieti di fumo all'aperto nelle spiagge, nei parchi, negli stadi, ma anche divieto indoor dell'uso delle sigarette elettroniche, peggio ancora quelle col tabacco riscaldato, niente pubblicità delle sigarette elettroniche, che invece in questa maniera hanno consentito alle multinazionali del tabacco di aggirare i divieti già presenti da tempo per le sigarette tradizionali, un sostegno concreto ai centri antifumo e ai percorsi per i fumatori che non ce la fanno da soli, e ultima, secondo me, forse ancora più importante di tutti, sostegno all'unica vera ricerca che ha autorevolezza e credibilità, che è quella indipendente. Questa è una foto di alcuni, perlomeno, dei miei colleghi del laboratorio che in questi anni hanno fatto gran parte degli studi che avete visto, e l'ultima, mio ricordo, va al grande Giovanni Invernizzi, che come vedete in una spiaggia della California, che già da anni aveva introdotto il divieto totale di fumo, ci sta sicuramente guardando da lassù e starà sorridendo. Grazie.